Eccoci con il nuovo video settimanale. Questa settimana facciamo una card maschile in stile un po' vintage e utilizzerò la nuova fustella della coppia creativa, il libro. E per iniziare ho innanzitutto già fustellato con la carta acquerellabile diversi pezzi. La penna, gli occhiali, la piuma, l'inchiostro e poi ho fustellato tre libri. Voglio provare a fare una cosa un po' particolare. E poi, sempre con la carta acquerellabile, ho ritagliato un pezzo di 14x14 cm. E voglio creare lo sfondo con il Distress Oxide Spray, uno stencil e il Distress Resist Spray. Per fare un effetto, per creare un effetto con la tecnica del masking, diciamo, voglio utilizzare questo liquido. Allora, per prima cosa voglio utilizzare questo stencil di stamperia. Spruzzo sopra lo speckle gag. Ok, rimuovo lo stencil e mi preparo con l'embosser ad asciugare. Allora, pulisco bene lo stencil perché quello che devo fare adesso è andare a riposizionarlo esattamente nello stesso punto in cui l'ho posizionato prima. E adesso spruzzo qui sulla tavola il Distress Resist Spray perché ho dovuto cambiare l'ugello e spruzza un po', insomma, fa un getto che, insomma, non è l'ideale, quindi uso la spugnetta e faccio così. Passo sopra lo stencil dove ho passato prima lo spray azzurro. Benissimo, una volta lasciato asciugare il Distress Resist Spray, possiamo passare sopra un altro colore. Io volevo passare per esempio il marrone, un po' di marrone, verde, anche di giallo, vediamo un po' che cosa viene fuori. E ovviamente andrà soltanto sullo sfondo questo colore, non andrà a coprire le scritte, che tutta la fantasia che abbiamo prima creato con gli stencil. Tampono per togliere le macchie che devo mettere anche un po' di verde. Vedete che subito qua è venuto via dove ho passato bene il Distress Resist Spray, perché comunque ho usato uno stencil con dei dettagli molto molto sottili,
è andato anche sotto lo stencil, però qui dove ho passato il distress spray è venuto, non si è attaccato lo spray che ho messo adesso. Quindi poi questa deve essere una card vintage, quindi mi va anche bene che non sia venuta così precisa. Asciugo un pochino con le mbozze. E poi con un po' di Scottex vado a levare l'eccesso, se ce n'è ancora un po', così schiarisco anche in alcuni punti, perché vedete che un po' di colore sullo Scottex mi rimane. Un attimo da parte questo e mi concentro sui libri e sulle altre fustellate che ho fatto prima con la carta acquerellabile. Allora, con per i libri possiamo fare sempre, volevo usare l'antic linen, fare proprio due delle goccioline. Prendo il Mille Lavender, metto un po' sul piano di lavoro i T-Moles, passo un po' di acqua e poi con il libro faccio così. E faccio la stessa cosa anche con altri colori di Oxide. Ho selezionato colori un po' più vintage, l'Antic Linen. Questo grigio e anche questo, più tendente forse al verde e all'azzurro. Adesso voglio timbrare ogni pagina di questi tre libri con i timbri della coppia creativa, questi della release passata. Voglio il buon compleanno, tanti auguri e alcune frasi molto carine. E voglio timbrare con i Versa Fine Claire. Ho scelto quattro colori, il Rainforest, sì. Parto dal Twilight con il buon compleanno, che è un blu molto profondo. Okay, qui il buon compleanno e in alto tanti auguri. Sempre con il Twilight. Poi pensavo
di mettere questa. Gli amici sono i fiori nel giardino della vita. Chi ci sta forse giusta giusta, magari con il Pinecone. E lasciare poi l'altra facciata magari per firmare il bigliettino. Di lasciare delle facciate vuote per firmare il bigliettino, perché questi tre libri li voglio, diciamo, rilegare insieme con un pochino di ago e filo. Quindi faccio l'ultima timbrata qui, metto magari Risveglia speranze e sogni con il Rainforest. Ok, questa voglio che sia la prima pagina, magari questa qua l'ultima, e al centro ci sono dei piccoli buchini. Quello che voglio fare è con un filo e un ago unire insieme questi tre fogli, quindi fare in modo tale che poi si possano veramente sfogliare tutte le pagine. Qui devo fare anche il retro adesso di questi libri. Magari spruzzo un pochino di Oxide giusto per darmi un po' di colore e poi procedo appunto facendo facendo questa operazione di cucitura, di rilegatura con ago e filo. Adesso con un ago e del filo, io sto usando un filo da ricamo, potete usare anche i fili, per esempio quelli rocchetti di Alexandra Renke, e unisco insieme i pezzi di questo libro. Quindi devo unire tutti e tre i fogli. Ok, adesso che sono riuscita a cucire le pagine del libro con ago e filo, posso incollarlo, posso incollare il libro qua sopra. Lo volevo incollare un po' storto in realtà, però volevo prima decorare con alcuni rabon
Questi sono di stamperia, penso della collezione Magic Forest, non ricordo più. E volevo mettere appunto un po' di questi Rabon nello sfondo. E poi anche volevo utilizzare degli ephemera della collezione Magic Forest, questo sono sicura che sono alcuni pezzi, ecco, della collezione. E poi volevo incollare anche le fustellate che prima ho colorato con gli oxide della coppia creativa. Allora, intanto comincio con i Rabon. L'ultimo passaggio è quello di scurire un pochino i bordi con un colore sul blu di Distress Oxide. L'ultimissimo passaggio è incollare la nostra carta su un pezzo da 15x15 cm di Bazzil. Io sto usando questo colore che adesso non ricordo il colore, si chiama Coastal, qualcosa del genere. Vabbè, vi metteremo il link come al solito nella descrizione del video. E lo ritaglio 15x15 e incollo sopra la nostra carta vintage perché ho utilizzato colori sul marrone. Ma ho utilizzato anche all'inizio un colore praticamente simile a questo, vedete? Quindi ho cercato di utilizzare anche colori sul blu e sull'azzurro. Incollo. E la nostra card è finita. Ho cucito insieme tre libri fustellati, di qua buon compleanno, tanti auguri. Girando qua ho attaccato degli effemera di stamperia, qua ho lasciato libero perché appunto ci si può scrivere qualcosa. Anche qua ho sbagliato, dovevo stare un po' più. Non si legge benissimo la timbrata, ma vabbè. E anche dall'altra parte un'effemera, una timbrata. E anche qua degli effemeri, un po' di spazio per poter scrivere qualche cosa di più personale. La card, secondo me, può anche rimanere così, senza far necessariamente che si apre con il cartoncino bianco, perché appunto si può scrivere in questi spazi dentro i fogli del libro. Il video, il tutorial è finito, ci vediamo alla prossima.